Ancora una volta benvenuti a Francavilla al Mare, siamo qui in piazza Sant'Alfonso per il consueto appuntamento anteprima con il Blue Bar Festival. Questa è la terza serata, le prime due sono scivolate facilmente con grande divertimento, grande interesse da parte del pubblico ma anche tutta la cittadinanza che magari un po' pigra poi strada facendo si è fermata qui e mi conferma il direttore artistico della manifestazione Maurizio Malabruzzi che è il primo a vivere questo divertimento, lo dobbiamo virgolettare perché è un lavoro, è pesante, è faticoso, ma ci si diverte da pazzi perché si vive un'atmosfera diversa, un'avventura diversa ogni volta, ogni sera. La follia, quello che dicevamo l'altra sera, la follia, cioè bisogna credersi, come diceva Steve Jobs, siete affamati, lì ci sono gli arrosticini. Invece siate folli e fare il Blue Bar Festival, questa è la verità. Ieri sera abbiamo superato l'onda rock, è stato difficilissima. È stata difficilissima, però l'abbiamo superata. Perché la prima serata era un po' revival, un po' old, un po' vintage, con quella vibrazione particolarissima dell'orchestra sul palco col maestro Quadrini, insieme a Shel Shapiro, che è una icona incredibile ancora oggi, ha una verve sul palco pazzesca, e poi ovviamente anche Maurizio Vandelli. Hanno anche duettato allegramente e felicemente insieme. Guarda, è un duetto che è cresciuto mano a mano. Cioè, l'idea nostra era quella di farli duettare. La prima volta che ci siamo incontrati hanno detto noi non facciamo nulla insieme. Interessante. E poi invece piano piano abbiamo capito che si poteva fare, l'orchestra è piaciuta, hanno lavorato moltissimo in condizioni climatiche, come sappiamo, terribili, però quando c'è la musica, quando c'è la voglia, quando c'è la tensione, funziona tutto. E la cosa più bella di tutta questa cosa è quando i musicisti ti ringraziano, dice grazie che ci hai fatto fare questa cosa, basta. Vale tutto, no? E io ho voluto ricordarla quella prima sera, 48 ore fa, perché questo progetto è nato qui, quindi voglio riconoscere e voglio che il pubblico lo sappia attraverso Rete 8 questa paternità dell'idea. È stata un'anteprima pazzesca. Ieri l'Onda Rock con Willie Nile, che oltreoceano è molto conosciuto, ma qui si è fatto apprezzare tantissimo, e poi Piero Pelù, che era in gran forma, pare. Sì, sì, due ore di spettacolo pieno. Io Piero Pelù lo conosciamo, insomma, Elite FIBA, conosciamo la sua energia, la sua voglia di dissacrare, di protestare, di raccontare altre cose. Però io mi soffermerei su Willie Nile. Willie Nile è stata una nostra scoperta, una nostra voglia, e ha preso un aereo da New York con i suoi musicisti, sono venuti qua, hanno fatto le prove come tutti gli altri, hanno suonato un'ora di rock and roll vero, autentico. Quando i musicisti anglosassoni si mettono sul palco, cambia la musica. Questa è la verità. È un altro piglio, un'altra vibrazione, un'altra concezione forse della vita sul palco. Questa sera si cambia ancora. Statuto, che arrivano da Torino con la loro vibrazione ska un po' particolare, che ha un qualcosa di classico, permettimi, nel loro stile, qualcosa di intramontabile. E poi di stadio, qui c'è già il fan club dietro prontissimo da queste prime ore del pomeriggio. Guarda, anche questa è un'altra scommessa, ovviamente è stata un'altra scommessa, la scommessa è di raccontare musiche diverse ogni sera, si chiama festival ma è una festa della musica e la festa della musica si fa con musiche differenti, quindi ogni sera ci sarà un genere, una musica, una vibrazione differente, quella degli Statuto che provengono da Torino, la piazza si chiama proprio Piazza Statuto, è una musica che ha a che fare con lo ska, con i mods, con l'Inghilterra delle lambrette degli anni 60, riviste e corrette in Italia negli anni 80, e nel 2018 vengono qui a proporci ancora la loro voglia di suonare e suonare in maniera efficace. Gli stadio stanno provando, cioè insomma non possiamo vederli, ma stanno provando e hanno un palco bellissimo. Lo confermo perché noi abbiamo il privilegio di poter assistere a queste fasi di preparazione, è qualcosa che coinvolge un po' tutti i sensi, non soltanto l'udito, coinvolge in maniera splendida anche la parte visiva, ma c'è anche il web che ha fatto tanto per voi. Chiamerei in campo Carmine, intanto ci ha raggiunto anche Marino Bartoletti, sì, che poi avrà magari da fare. Voi siete sul palco insieme, voi due siete spettacolari sul palco, Maurizio e Marino avete fatto una prima sera splendida e poi ovviamente sera dopo sera vi divertite ogni volta di più. La parola è divertirci, sì, la parola è divertirci e stasera credo che ci divertiremo particolarmente, anche se pure la prima sera per la verità ci ha attizzato abbastanza, però insomma stasera raccontiamo. Cerchiamo di far venire alla luce, grazie alla maestria del direttore artistico di questa manifestazione, il pezzo di storia di musica che raccontiamo, perché attraverso questo signore che non potete vedere che è davanti a noi, che si chiama Gaetano Curreri, parleremo di due suoi sodali che si chiamano soltanto Vasco Rossi e Lucio Dalla.
Robina così. Tra l'altro stavo leggendo qui su questo vostro prezioso libricino che ha delle citazioni di testi, delle scelte, perché poteva essere infinita la strada da scegliere, avete scelto dei frammentini. Gli stadio, così come sono conosciuti oggi, si strutturano nel 77, guarda caso l'anno in cui è uscito al cinema Guerre Stellari, è uscita Fabio Sabato Sero. Attenzione alle date con Marino. Io sto guardando, mi sento quasi a scuola, professore. Lui sa tutto e lo so, loro sono nati come gruppo prima, ma come stadio ufficialmente mi conferma? Lo spermatozoo degli stadio, non ancora stadio, cala su questa terra nel 1975. E c'è un primo disco. Quanto tempo abbiamo? No, vabbè, no, comunque diciamo che nel 77 in qualche modo si assemblano i fondatori di stadio. Nel 79 nascono quasi ufficialmente, perché comunque a formazione completa, alla quale si è aggiunta anche Gaetano Curreri, accompagnano Dalle, De Gregori a Banana Republic, e poi nell'81 nasce ufficialmente il nome degli stadi. Così come li conosciamo oggi? Con sì, varie... ovviamente qualche cambiamento c'è stato, però devo dire che questi signori, almeno questo tipo di formazione, da tanti tanti anni suona assieme, e quando hanno vinto a Sanremo nel 2016 hanno fatto una cosa molto bella, perché hanno richiamato anche i vecchi stadio, compreso Ricky Portera, il chitarrista che, per chi non lo sapesse, è absit iniuria verbis, grande figlio di puttana. Lo ammette lui stesso, lo racconta lui stesso? No, lo racconta chi ha scritto quel pezzo, che si chiama Lucio Dalla. Assolutamente sì. È bello vedere che la storia della musica passa indenne attraverso varie avventure, che siano commerciali, che siano discografiche, che siano di varia natura, perché la musica non è soltanto quella che si fa su un palco live per il pubblico, la musica vive anche attraverso delle strutture organizzate necessariamente, però la passione che fa tramandare certe vibrazioni non potrebbe esistere se non ci fossero queste persone. No, infatti devo dire, certamente mi fa pesantemente velo l'amicizia e la stima che nutro nei confronti di Maurizio e del suo complice Maurizio Rapino, però allestire questa manifestazione con questo amore artigianale, riuscendo a mettere assieme queste cose, perché ogni sera è pensata, e quindi dando di fatto in 5 giorni uno spaccato della storia della musica e trasmettendo emozioni a tutti, in una musica nella quale ognuno in una serata può riconoscersi, se poi le vede tutte fa praticamente il giro del mondo grazie a loro. E questo è un grande gesto di amore per questa manifestazione che compie 15 anni, per questa terra, per questa città, ma per lo spettacolo e la musica che si porta nel cuore. Tutte queste citazioni che sono in questo libricino, e vi invito a procurarvelo voi che passate da Francavilla in questi giorni, sono piccole perle di storia, in un modo o nell'altro, in un senso o nell'altro. Poi ogni artista lo racconta a modo suo, e i commenti sui social raccontano anche l'altra parte del cielo, diciamo così, quello che vivono gli spettatori e che lo raccontano poi a modo loro. Qui c'è molta storia, molta competenza e molta amicizia. E queste cose si percepiscono tutte. Noi adesso abbiamo le prove in corso, la nostra diretta cade, ahimè, proprio in questi minuti. So che voi avrete da fare sul palco tra poco, ma io ho da intervistare anche, oltre a lui, prima o poi beccherò anche Maurizio Rapino. Mi dovete aiutare a portarlo davanti alle telecamere. Maurizio Rapino non è facile tenerlo fermo, devo dire, effettivamente. In questi giorni è particolarmente preso, riuscendo a fare 200 cose contemporaneamente e facendole tutte molto bene, se è vero che in questo momento Gaetano Curreri sta gorgheggiando sul palcoscenico. E voi lo sentite dietro le nostre voci, che prova come è giusto che sia, perché alle 21.30 il concerto avrà inizio. Noi aspettiamo anche la vostra chiacchierata sul palcoscenico, e intanto io vado... Immancabile. Ormai... Sono mesi, mesi e mesi che prepariamo la nostra chiacchierata. Voi vi divertite come due compagni di scuola che devono preparare la marachella in classe prima del compito. Ma noi siamo due compagni di marachelle, devo dire che è un affiatamento che nasce su altri fronti, però anche se non ci vediamo per 6 mesi o per 1 anno, è come se ci fossimo visti il giorno prima,
e torna davanti a un microfono, una complicità che poi è figlia diretta dell'amicizia. Ed è una cosa splendida vivere questo vostro legame attraverso quello che fate sul palco. Ci permettete di sbirciare un po' nella vostra vita, questa è una cosa bellissima. Beh, guarda, quando io inventai quelli che è il calcio, con la scusa di portare ogni settimana ospiti che in qualche modo avevano a che fare con lo sport, però con criteri a volte non comprensibili, facevo venire tutti i miei idoli, mentre sta cantando Sorprendimi, tutti i miei idoli della parte musicale. Secondo me anche loro fanno così, cioè con la scusa di allestire questa cosa bellissima si portano gli amici, gli artisti, le persone che in qualche modo anche loro hanno piacere di conoscerli e per la proprietà transitiva di far conoscere agli altri. Guarda, io lo faccio, te l'ho detto l'altro giorno, lo faccio solo per questo, cast artisti, cioè per avere questo bigliettino, cast artisti è il mio sogno della vita, capito? Cioè avere una cosa, c'è scritto cast artisti. Oggi me lo sono preso pure io, ho messo da parte. Io ieri l'ho fotografato mentre come una creatura, come un bambino, immortalavo le cose dal palcoscenico. Se vedete apparire uno stasera, no, perché non ci sono più i tre contrabbassi, ma da dietro il contrabbasso, come Gato Silvestre, lui che fotografa. Beh, mi piace questa parte assolutamente fan, dovete essere i primi a divertirvi per avere in mente poi tutta quella che sarà la futura edizione, perché già ci stanno pensando secondo me, e hanno utilizzato il web giustamente perché c'è questa possibilità tecnologica negli ultimi anni anche per migliorare la vendita dei biglietti, o meglio anticipare la vendita dei biglietti. Botteghino c'è, il nostro vecchio caro fedele Botteghino, però se si riesce a vendere prima forse sono più tranquilli. E quindi al momento siamo, mi diceva il vostro esperto Carmine, al 50-50, 50% venduti online per chi è più lontano magari, l'altro 50% per il piacere di fare la fila al Botteghino e comprare il biglietto lì. Sicuramente ne vale la pena, guarda, io come puoi immaginare ho occasione di girare l'Italia, di vedere molte manifestazioni, una così nel resto d'Italia non c'è. Di 5 giorni con questa qualità garantita in ogni serata. Allora può essere un concept e ti vedi tutte le 5 serate, comunque hai completato un percorso, ma anche ogni quadretto, ogni serata ha un significato fine a se stesso. Ecco, domani sera ci sarà la serata un po' più club con Nada in versione duo acustico con la chitarra e poi Gino Paoli col suo quartetto, col suo gruppo jazz, che sarà una piccola storia nella storia della musica a sua volta. Curreri sta dicendo generazione di fenomeni, come se ci ascoltasse. Didascalizza tutte le cose che diciamo. Generazione di fenomeni, come tutti sanno, è del 1991 ed era la sigla dei Ragazzi del Muretto su Rai 2. Ecco, ragazzi, fermatemi, qui. Fermatemi. No, io me lo porto via, cioè lo tengo così, è fantastico. Ultima sera di Original Blues Brothers Band. E quando ho visto su una delle foto qui nel libretto il sassofonista, che è lo stesso che nel film suona sul bancone dietro Aretha Franklin che canta Think, sono impazzita. Ma ripeto, ogni serata è veramente molto suggestiva. Quest'anno c'è un finale in battere, non in levare, e chi andrà via fra 2 giorni da qui credo che sarà veramente sazio di musica. E io ribadisco il mio orgoglio di essere amico loro e loro complice in qualche modo. Stasera credo, come è successo per la verità, soprattutto nella prima sera, che canteranno in parecchi in questa piazza. Credo che sia una delle vibrazioni più belle in assoluto di questo festival. Io prima citavo, è arrivato, bravissimo, la versione, la parte tecnologica. Io vado a studiare la parte di stasera. Ci vediamo dopo, grazie a Marino Bartoletti. E intanto sequestro l'artefice tecnologico. Ecco, lui canta Generazione di Fenomeni, perché questa generazione in modo particolare con il web, con l'online, ha una particolare dimestichezza. Carmine, eccolo qui, anche lui staff Cappelletti, gestisce tutto quello che è la prenotazione, tutto quello che funziona, deve funzionare. La squadra che si occupa dei social, siete tanti, siete tutti assolutamente presenti, dormono qualche ora ogni notte, rassicuriamo anche la mamma a casa, ma è un lavoro ormai fondamentale in un festival come questo. Certo, guardi, il festival comincia
Il festival è cominciato tanti anni fa in maniera, tra virgolette, collocato territorialmente in maniera molto limitata, quindi Francavilla, Pescara, Chieti e tutta la parte dell'Interland. Poi è circa 3 anni che abbiamo cercato con un grande lavoro di advertising, di web, di posizionamento, di riuscire a sprovincializzarsi, passa meglio logismo, con, devo dire, un risultato molto importante, con uno staff veramente di gente che lavora con il cuore e soprattutto lavora pro bono, quindi lavora proprio perché fa parte del direttivo di un grande gruppo. Io vedevo, mentre hai fatto un giro tattico strategico lavorando di squadra, bravissimi, che mentre tu stavi parlando Maurizio Malabruzzi ti guardava con un affetto quasi paterno, perché c'è questo legame, ragazzi, credo che sia una dei punti di forza veri di questa manifestazione. In questa edizione, forse più che in altre, si percepisce quanto sia forte il legame tra voi. Siete arrivati dopo 15 anni, ma in realtà la cosa è costruita nel tempo. Tutte le generazioni, dai 18 anni di alcuni ragazzi della squadra fino ai 95 di qualche assistente, e nessuno si tira indietro mai. Semplicemente perché è troppo alto il principio che ci tiene legati, quindi abbiamo cominciato come un gioco e adesso, tra l'anno scorso e quest'anno, siamo arrivati quasi a 60.000 presenze. Quindi, e devo dire che chiaramente, facendo simboli pagani, speriamo che si vada a qualcosa sempre di più alto. Quindi. Ma io prima ho fatto un riferimento con Marino Bartoletti a quello che commenta il pubblico attraverso i social, e i commenti sono di ogni tipo e di ogni età. Questa è una cosa molto positiva, perché si crea un vivaio che non finirà mai, vi darà anche nuovi stimoli sicuramente. C'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente da parte del pubblico? Qua vi fermeranno anche durante le giornate, la mattina in teoria siete liberi. Ciao Gaetano, si vanno a rilassare un attimino prima del concerto vero e proprio. Qualcuno vi ha fermato, qualcuno vi tartassa, vi seguono, vi chiedono cose particolari? Succede in un paese, perché Francavilla è una grande cittadina balneare turistica, ma lo spirito ci conosciamo tutti del paese, possiamo dirlo? Esatto. Guardi, la cosa più bella di questo festival è che, mi perdoni la... Mi dia, diciamo, del tu. Allora, perdonami il mio essere forse troppo esagerato, ma abbiamo reso praticamente una manifestazione completamente democratica. Questo perché chi vuole stare seduto ha il suo posto, paga il suo posto e chiaramente aiuta noi che viviamo di questi proventi, soprattutto degli sponsor e dell'amministrazione che ci dà un contributo per poter effettuare la manifestazione, ma soprattutto viviamo anche del calore di chi magari, non pagando il biglietto, rimane in piedi, però come, nel senso, come suppletivo va a mettere, fa muovere l'economia, mette a posto, magari consuma in un bar, ti muove, magari quando passi con col pass dello staff ti fai i complimenti, quindi questo è il grande motore, è sempre questo, è la voglia. Tra poco chiederanno gli autografi anche che al tesserino staff, che diventano, non sto scherzando, può capitare, può capitare. Non ci dimentichiamo, ragazzi, perché alle nostre spalle si sente anche altra musica, che in Piazzale Adriatico c'è il Blue Bar Village, quindi vintage, mercatino tra virgolette, perché ci sono dei tesori pazzeschi, discografici ma non soltanto, la parte gastronomica che sostiene in tanti modi il festival, ma c'è anche molto divertimento, perché anche i più piccoli, anche i bambini scoprono, esplorano, vedono magari su una copertina, su un disco vero, con la copertina cartacea, quello che magari hanno visto tanto sulle magliette o sul web, e quindi si rendono conto anche di quella che è stata la storia della musica. Guarda, io l'altro giorno, fino a ieri non c'ero andato, perché ho detto va bene, mi occupo di questa zona, cerchiamo di capire se tutto funziona, e lì ho capito che funzionava. Sono andato, ho comprato 20 dischi, cioè subito, cioè non ho resistito. Cioè, pericolosissimo, quindi ho preferito, adesso rimango di qua, sono più tranquillo. Però si sente ancora, si vede, là dietro c'è gente che si diverte, sta bene, si mangia, si ride, si scherza. La musica è una musica di accompagnamento, tra virgolette. Sono piccole cose, noi questa cosa del village ci...
ci speravamo da tempo, non ti ricordi, volevamo farla anche alla Sirena, cercare in qualche modo di chiudere un settore, però nella città insomma non si può chiudere tutto, e invece questa cosa del village, quindi partecipare a un progetto, poi se la prossima anno vestiremo con le camicie a fiori o con le cose, vediamo cosa fare, cioè le idee ci stanno sempre insomma. Qui si va avanti fino al 1° di agosto, dal 2 agosto cominciamo a pensarci, io il village dalla prima sera sono andata ad esplorare subito perché vedo le cose con gli occhi di mia figlia o di altri ragazzi della sua età, mi sono già portata via 3 libri, ma devo tornare, che ho paura di non trovare di trovare gli altri. E ci sono cose veramente per tutte le età. Io vi ringrazio perché so che adesso vi chiamano per lavoro, grazie al direttore artistico Maurizio Malabruzzi, grazie al responsabile IT Carmine Cappelletti, prima o poi beccheremo anche Maurizio Rapino, il presidente del Blue Bar, e grazie a tutti i ragazzi dello staff che fanno veramente un lavoro impagabile. Accorrete, accorrete tutti, partecipate, anzi c'è la macchina che gira, che dice una cosa bellissima, partecipate tutti. E soprattutto visitate il sito bluebar.org. Bravo, IT, vedi l'IT? Bravissimo, non perde mai. Noi ci vediamo dopo. Grazie a tutti.